Desideri capire il revenue management e metterlo in pratica? Scopri in questo video, così come nei due precedenti e nel successivo, cosa fare e come farlo. Ciao, sono Paola Imparato, esperta di Hospitality Management e Business Coach per manager e imprenditori, e ti do il benvenuto a Fondamenti di Revenue Management. Nel video di oggi, il terzo di una miniserie di 4 video tutti dedicati al revenue management, parleremo nuovamente di pricing, ossia della politica dei prezzi. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi per esserci anche tu, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. Come già detto nel video precedente, il revenue management ti permetterà di vendere al giusto cliente, al momento giusto, al prezzo giusto, facendo attivare nel locale o nell'albergo che gestisci un marketing che si autoalimenta. Come Drucker ci insegna, il vero scopo del marketing, e aggiungo anche del revenue management, è conoscere e capire i clienti così bene che il prodotto o servizio si adatti loro perfettamente e si possa quasi vendere da solo. Il prezzo, non dimenticarlo, rappresenta il principale parametro attraverso il quale il consumatore valuta se l'acquisto che fa vale il suo sacrificio economico. Come solitamente si determina il prezzo in un locale o in un hotel? Beh, sicuramente facendo analisi dei costi sostenuti dall'azienda, della domanda di mercato e della concorrenza. Come avrai compreso, la strategia di prezzo, dal mio punto di vista, non può basarsi solo sull'analisi dei costi. Determinare il prezzo in base a sole considerazioni di costo focalizza l'attenzione solo su priorità interne all'impresa e non sull'obiettivo di soddisfazione del cliente. L'analisi congiunta dei costi, della domanda e del sistema competitivo in cui operi ti consentirà di determinare il prezzo di vendita in modo più efficace. Ricorda, il prezzo assume tanta più importanza per il consumatore relativamente alle sue decisioni di acquisto, quante minori informazioni o elementi di comparazione sono a lui disponibili per confrontare il tuo prodotto con quello degli altri. I clienti, infatti, valutano la coerenza del prezzo in funzione del valore che attribuiscono al prodotto o al servizio acquistato. I vantaggi di acquisto possono essere sia effettivi che percepiti. Apple Docet. E variano per diversi segmenti di mercato o momenti di consumo. Conoscendo il valore che i clienti attribuiscono al prodotto o servizio offerto, tu potrai non solo vendere in maniera migliore il tuo prodotto, ma anche attivare strategie di revenue management. Ma come si valuta un prodotto o un servizio? Innanzitutto, pesa il valore del tuo brand. Poi analizza la posizione geografica e infine valuta la fase del ciclo di vita del tuo prodotto. Come i cicli biologici, i cicli di vita dei prodotti vanno dalla nascita al declino, passando per lo sviluppo e la crescita. A mano che un prodotto percorre il proprio ciclo, le strategie riguardanti il pricing, ma anche la concorrenza, la distribuzione, la promozione e le informazioni sul mercato devono essere rivalutate ed eventualmente modificate. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Non mancare. Bene. Se gestisci un locale o un hotel oppure intendi aprirne uno e in virtù della mia quasi ventennale esperienza volessi un mio consiglio sul revenue management, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, sappi che dall'inizio del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi sul food and beverage cost control, sul revenue management sia ristorativo che alberghiero, sul web marketing specifico per il settore Horeca. E tanto altro. Se riuscirai a far parte della mia community, nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one to one con me, per confrontarti sulla gestione del tuo locale o del tuo albergo. Perciò cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata. E nel successivo cosa fare? Come fa? E residenti.